a Più Libri Più Liberi con Roberta Argenti, editore di Dalia Edizioni. Buonasera. Buonasera a te. Grazie. Quando è stata costituita la casa editrice? Allora, siamo nati nel gennaio del 2014, quindi stiamo per compiere 5 anni. Auguri allora. Grazie. Perché si chiama Dalia? Perché la dahlia è un fiore difficile ma bellissimo, così come è difficile fare cultura, ma se ci si riesce si realizzano cose meravigliose. È vero. Come si è evoluta nel tempo? Allora, noi siamo partiti con un'idea legata alla narrazione, alle storie, quindi le nostre prime produzioni sono state di romanzi. Dopodiché ci siamo ampliati con la narrativa per bambini e con delle idee innovative su questo settore, che è un settore che produce tantissime cose belle. La cosa di cui siamo più orgogliosi è la collana Le Guide Fantastiche, quindi un modo per scoprire l'arte e la bellezza delle città attraverso la narrazione fantastica. È un progetto che sta andando molto bene. E poi ecco, ci piace anche sviluppare cose originali e quindi mettere in campo la nostra creatività all'interno della casa editrice. Per esempio il progetto Gli Autorevoli è un progetto che è nato da uno stage formativo di una ragazza che ha chiesto di fare lo stage con noi, ed è una collana di libri piccolini ma molto densi in cui ragioniamo su temi d'attualità attraverso il parere di autorevoli personaggi del passato. Quindi andiamo a fare una ricerca d'archivio per cogliere delle chicche che sono utili alla riflessione del presente. Bellissimo, bellissimo. Ti ringrazio. A chi le affidate le vostre collane? Allora, noi abbiamo dei collaboratori che sono cresciuti con noi. Ti dicevo, siamo partiti quasi 5 anni fa e dal primo momento abbiamo preso in casa editrice dei ragazzi che si sono formati insieme a noi. Si sono formati insieme a noi, stanno crescendo con noi e stanno iniziando non solo un bel lavoro di editing, ma anche a seguire le nostre collane, dandoci anche degli spunti originali per andare avanti. Come li selezionate gli autori? Allora, gli autori sono frutto di una bella selezione, nel senso che noi ci teniamo a dire che siamo assolutamente, per principio, non a pagamento. Questo significa che per noi la qualità è fondamentale, quindi gli autori devono fare delle proposte interessanti, innovative e che soprattutto possano essere proposte sul mercato in modo convincente. Pubblicate opere di autori stranieri? Per il momento no, ma proprio qui, in questa fiera, quindi in questa occasione, a Più Libri Più Liberi, ci siamo approcciati al mercato internazionale. Infatti ci sono stati i nostri primi incontri al Rite Center e vediamo come andrà. Quindi non avete mai né acquistato né venduto diritti di pubblicazione all'estero, o sì? Sì, è vero, no, c'ho il suggeritore, Globo. Suggeritore fuori campo. Allora, in realtà ti stavo dicendo di no, però effettivamente in una produzione del 2019 stiamo acquisendo un libro dalla Francia. Difficoltà? Difficoltà tantissime. Legate chiaramente all'acquisizione del diritto? In questo caso è stato abbastanza semplice perché l'autrice ha un doppio passaporto, italiano e francese, ed è un'autrice vicina alla nostra casa editrice che aveva già pubblicato in Francia e ha pubblicato una cosa molto molto bella e che abbiamo insomma deciso di portare anche in Italia, ed è stato un passaggio abbastanza semplice in questo caso. Attualmente che organizzazione vi siete dati e di quanto personale disponete stabilmente? Allora, al momento noi siamo, diciamo, due e siamo un po' le colonne della casa editrice, e poi abbiamo un gruppo di 5 collaboratori che ci seguono in vari aspetti, quindi dall'editing, quindi dalla parte redazionale alla comunicazione. Stiamo puntando molto sul marketing. Chi progetta il layout del libro e la grafica della copertina? Chi si occupa dei social e a chi affidate il lavoro redazionale? Allora, quello della, diciamo, la grafica dei nostri libri è una questione d'attualità per noi, possiamo dire questo. Stiamo reinventando il nostro stile a 5 anni dalla fondazione. Il logo, non so se si vede nell'inquadratura, ma il nostro logo è un logo nuovo. Esatto, questo qua che scende con queste righe e realizza la parola Dalia. È un logo ispirato poi al nostro payoff, come si dice oggi, che è Tramiamo per te. Noi attraverso le storie vogliamo dare veramente un contributo di originalità al pensiero contemporaneo. Quindi
quindi abbiamo rivisto il nostro logo e adesso in funzione del nostro logo rivedremo anche tutta la grafica delle copertine. Naturalmente per un piccolo editore quella della veste grafica è un argomento che riguarda profondamente la nostra personalità e quindi non può che venire nell'idea complessiva da noi che siamo il cuore della casa editrice. Poi naturalmente collaboriamo con dei grafici validi che ci danno il supporto che ci serve. Per quanto riguarda l'editing è una parte importantissima per noi perché i nostri libri, ti dicevo, noi puntiamo sulla qualità e quindi un buon libro deve anche essere lavorato molto bene, quindi l'editing è qualcosa di fondamentale per noi, su cui lavoriamo tantissimo, e anche questo è all'interno della casa editrice che viene lavorato. Non so se mai hai chiesto altro. No, hai okay. Risposto a tutto. Bene. Però ti devo ancora chiedere no, qualcosa. No, perché nella tua domanda c'erano diversi aspetti. Però hai risposto colti. A tutto, veramente. Grazie. Grazie, sì. Quanti libri avete pubblicato nel 2018 e in quale formato? Li proponete ai lettori? Allora, noi il numero, chiedo al gobbo esterno, mi sembra siano 5, perché io con i numeri non sono bravissima, e il formato in cui li proponiamo è quello cartaceo naturalmente, ma stiamo puntando tantissimo sull'ebook, che è una cosa sulla quale ci stiamo specializzando. Tanto che non possiamo anticipare troppo, ma nel 2019 andremo a fare anche dei corsi, ci hanno chiamato a fare dei corsi sulla realizzazione degli ebook. Allora io formulerò una domanda a te e indirettamente al gobbo esterno, perché è una domanda che riguarda i numeri. Ti ringrazio. Quanto avete fatturato nel corso del 2018? Ah beh, lì ci vogliono più mani per fare i segni. Guarda, qui ci vogliono più mani, ma soprattutto bisogna chiudere i conti. E questa fiera è importante proprio per la chiusura dei conti. Quindi, siete insomma, in attivo? Siamo in attivo. Grazie. Quali canali di distribuzione utilizzate? Allora, i canali di distribuzione che utilizziamo, anche quello della distribuzione, saprai che è un nodo problematico e importantissimo per la piccola editoria. Noi abbiamo una distribuzione nazionale attraverso un distributore online che ci consente di essere presenti e ordinabili, ecco, ordinabili immediatamente in tutte le librerie d'Italia. Adesso, da qualche mese, abbiamo anche una distribuzione che ci copre capillarmente Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, e proprio in questa fiera, perché le fiere sono importanti, abbiamo stretto contatti per lavorare capillarmente sulla Toscana, l'Umbria e a brevissimo anche la Lombardia. Programmi per il futuro? Programmi per il futuro sono tantissimi. Come ti dicevo, stiamo in un momento di restyling della casa editrice proprio perché stiamo chiarendo anche quali sono i nostri obiettivi. Sicuramente continueremo a lavorare sulle storie, sulle belle storie, sicuramente continueremo a lavorare sulle storie per i bambini e sicuramente continueremo a veicolare messaggi importanti attraverso la forma del racconto, che è la cosa per noi più importante. Che rapporti avete con le associazioni di categoria? Con le associazioni di categoria abbiamo dei buoni rapporti, naturalmente come in ogni settore le cose possono essere perfezionate, però diciamo insomma che dai vari partner noi stiamo traendo linfa vitale, quindi siamo contenti. Quali sono i vantaggi in questi casi, nell'essere come dire parte di queste associazioni? Ma guarda, i vantaggi, noi in realtà siamo, il gobbo stava intervenendo, noi siamo parte di un'associazione per noi importantissima che è l'Associazione degli Editori Umbri, perché noi siamo di Terni e quindi abbiamo la possibilità di fare rete con gli operatori del nostro settore in Umbria, e in Umbria si fanno delle cose veramente molto belle. Tra l'altro, non so, credo che l'Umbria sia una delle poche regioni in cui la regione Umbria investe per la promozione dei libri. Sono tantissimi anni che c'è un'iniziativa meravigliosa che è Umbria Libri, che si svolge a Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, non so dirle tutte, ma tante sedi, e in cui insomma la promozione e la valorizzazione del libro è al centro. Quindi siamo felici di fare rete, anche perché se si è piccoli da soli non si fa molta strada. Sareste disponibili quindi a costituire una rete di impresa per condividere dei servizi?
Sicuramente sì, sicuramente sì. Naturalmente sarebbe una cosa da valutare nello specifico, ma noi siamo aperti a tutte le collaborazioni. Ci piace collaborare, mettere in comune le nostre conoscenze. Non siamo gelosi né delle conoscenze né delle idee. Anzi, è bello che le idee circolino e che anche le competenze circolino, perché se si ha spessore poi si riesce a mettere a frutto anche il lavoro degli altri per sviluppi nuovi. Un'ultima domanda: quali sono secondo te i servizi o uno, due, tre che andrebbero maggiormente condivisi? Servizi di che tipo? Servizi per l'attività editoriale, per quelli che sono poi gli interessi della vita di una casa editrice, dalla consulenza alla distribuzione, alla condivisione di tutto ciò che possa in qualche maniera agevolare, facilitare, far risparmiare. Sì, guarda, naturalmente questa è una domanda molto difficile. Io ti dico, la prima necessità che noi sentiamo è quella di essere visibili. Spesso il piccolo editore è invisibile, perché poi la grande distribuzione, i rapporti con le librerie, qualche volta anche con gli autori, hanno diverse complessità. Allora, sarebbe bello che anche il lavoro degli editori che fanno le cose seriamente fosse valorizzato e che si accendesse su questo lavoro un faro, e invece spesso veniamo un po' marginalizzati. Quindi ecco, magari la comunicazione è che si ricollega un po' anche al discorso di prima, no? Mettere in circolazione le idee, questo sarebbe importante. Quindi anche attraverso una televisione? Anche attraverso una televisione come la vostra. Grazie. Di cui noi siamo affezionati, poi, tra l'altro.